idee che si possono avere. Sì, continuiamo con l'esperienza di Poste Italiane. Buongiorno a tutti, sono Sandra del Signore di Poste Italiane, mi occupo di Mobility Management e quest'oggi ringrazio per l'invito e l'opportunità di illustrarvi quella che è la nostra esperienza, il nostro cammino per contribuire a un cambiamento culturale e a un ripensamento degli stili di vita e degli spostamenti casa-lavoro. Vi do un breve cenno sulle attività che abbiamo realizzato in questo periodo. Abbiamo iniziato le nostre attività nel 2013, ma la mobilità sostenibile rappresenta un'area di elevato interesse per l'azienda che da qualche anno si sta impegnando fortemente nella riduzione dei propri impatti e promuovendo processi di efficienza energetica anche attraverso il contributo dei propri dipendenti. Quello che mi preme sottolineare è che la mobilità alternativa è una delle colonne fondamentali delle nostre azioni di mobility e oggi ne illustreremo nello specifico quello che abbiamo realizzato. Certamente è una parte del ventaglio delle opportunità che noi intendiamo offrire ai nostri dipendenti e che offriamo, che stiamo offrendo in questo momento. Le azioni attuate negli ultimi anni per facilitare la mobilità a casa lavoro, ci hanno gratificato, non completamente ma abbastanza, perché essendo molto giovani, nell'attività del mobility, abbiamo, potuto, rilevare che il 75% della nostra popolazione aziendale ha apprezzato le nostre iniziative. E quindi da qui la positività nella pianificazione della nostra attività è sempre molto, molto forte. Grazie ai piani di spostamento che abbiamo potuto predisporre e pubblicare per le nostre sedi con oltre 300 risorse nell'intero territorio nazionale, abbiamo avuto un quadro molto puntuale del modo di spostamento dei nostri dipendenti e da qui abbiamo potuto valutare le migliori azioni da mettere in campo per favorire e per agevolare gli spostamenti casa lavoro. Vi do qualche dato riferito all'anno scorso perché in questo momento stiamo rilevando la nostra popolazione in questo mese. Nel 2015 abbiamo potuto rilevare 23.000 lavoratori dei 140.000 dipendenti di Poste Italiane che operano, che sono applicati nelle 37 sedi che constano oltre 300 risorse in 16 città del territorio. E le azioni del 2015 si sono concentrate essenzialmente sul sistema delle navette, che è un sistema di facilitazione degli spostamenti storico, in collaborazione con la nostra funzione Poste Comunicazione e Logistica. In quanto storico perché noi abbiamo sedi che effettuano attività H24 e quindi hanno bisogno di essere servite anche in orari non compatibili con gli orari del sistema di trasporto pubblico. Un'altra colonna fondamentale è la possibilità per i dipendenti di acquistare in formula scontata gli abbonamenti al trasporto pubblico, per i quali noi anticipiamo le quote economiche e rateizziamo senza alcun onere per il dipendente in busta paga la quota dell'abbonamento. Abbiamo intrapreso iniziative di car sharing in alcune città con un operatore, nello specifico si tratta di Car2Go, e abbiamo acquistato 2.800 voucher di un'ora ciascuno e abbiamo offerti ai nostri dipendenti per far conoscere il servizio del car sharing, che è ancora non molto diffuso. Abbiamo effettuato dei corsi di guida di eco driving per incidere sulla popolazione dei dipendenti che sono costretti purtroppo ad utilizzare il mezzo privato per raggiungere la sede lavorativa, quindi raccomandando delle tecniche di guida ecosostenibile ai fini di risparmio di carburante e quindi risparmio CO2.
Riguardo ai ciclisti, che è il tema di oggi, abbiamo allestito degli spogliatoi per ciclisti e di podisti perché la nostra rilevazione ha evidenziato una popolazione di podisti, con molta mia invidia per loro, che riescono la mattina a farsi la corsa per raggiungere la sede di lavoro. Scelgono direttamente di venire metro, esatto, correndo. Abbiamo avviato un'attività di sviluppo che si sta per concludere già nel 2015 per il carpooling aziendale, e poi le azioni di comunicazione sono una delle altre fondamentali azioni, perché incidere sui comportamenti delle persone è veramente molto complesso e anche molto, molto lento come risultato possibile da ottenere. Tutte le azioni messe in campo nel 2015 ci hanno consentito di raggiungere un risultato di risparmi di CO2 emesse nell'aria di oltre 7.300 tonnellate. E questa è una stima per difetto, perché a questa valutazione non abbiamo sommato i risparmi ottenibili negli spostamenti extra lavorativi, perché alcune abitudini comportamentali si riflettono anche negli spostamenti extralavorativi. Li abbiamo stimati, ma per correttezza non li abbiamo, diciamo, evidenziati come risultati ottenuti dalle nostre azioni. Per il 2016, come dicevo prima, verrà rilasciato il carpooling aziendale attraverso la nostra piattaforma, proseguiranno le azioni di sostegno al trasporto pubblico, quindi con l'allargamento delle convenzioni con i vettori nelle altre città del territorio. Al momento abbiamo 6 città convenzionate. Proseguiremo le azioni di sostegno ai ciclisti e ai podisti con l'allargamento dell'allestimento degli spogliatoi in altre sedi aziendali. Il servizio navetta è un servizio storico nazionale. Proseguirà anche l'attività di sostegno al car sharing, così come l'eco driving. A breve rilasceremo addirittura delle pillole sul nostro portale che consentiranno, sono 15 pillole, di poter apprezzare quelle che sono le tecniche anche soltanto a mezzo video. Certamente ci consente di raggiungere un pubblico a larga scala, siamo 140.000, effettuare i corsi frontali come quelli fatti nel 2015 è molto oneroso, però diciamo ci consente di mettere alla prova direttamente la persona con il simulatore, verificare che la parte teorica messa in pratica, diciamo, consente effettivamente, misurandolo, un risparmio di carburante e quindi di CO2. E le nostre azioni di comunicazione sono sempre comunque costanti, presenti. Abbiamo una sezione news dedicata sul nostro portale all'attività di mobility e la mobilità sostenibile in generale. Pubblichiamo mensilmente una newsletter e, forse in anticipo un po' con i tempi, sebbene siamo neofiti sul settore, abbiamo realizzato un video, un cartone animato dedicato ai figli dei dipendenti in età scolare, riguardante la mobilità casa-scuola. Quindi non solo dando delle informazioni di carattere generale riguardo alla mobilità sostenibile in termini semplici, perché il pubblico è un pubblico di bambini, ma invitando i genitori a costruire con i bambini l'ideale percorso casa-scuola. E questo noi lo divulghiamo ogni anno al pubblico dei bambini in occasione dell'evento Poste Aperte. È un evento che noi facciamo ogni anno per consentire ai genitori di portare i propri figli nelle sedi di lavoro. E in questa occasione, che è un'occasione tematica, riusciamo a proiettare, a creare un punto di aggregazione riguardante la mobilità sostenibile. Un breve focus sulle sedi di Roma, perché non voglio tediarvi con numeri e percentuali, ma comunque darvi un'idea, insomma, della platea a cui ci rivolgiamo. L'indagine su Roma ha coinvolto oltre 9.000 persone in 6 sedi che hanno oltre 300 dipendenti. La distribuzione geografica dei dipendenti è abbastanza variegata: abbiamo la maggior parte, oltre il 70%, che abita nel comune di Roma, il 15% viene da fuori Roma, un 7% fuori dalla provincia addirittura. Abbiamo anche cercato di evidenziare con questa slide, che offre dati un po' aggregati e diversificati,
quali mezzi vengono utilizzati dalle persone per muoversi, quanto tempo viene impiegato per spostarci e quanto ci costa spostarsi. E abbiamo visto che il 60% della popolazione utilizza il trasporto pubblico e il 30% impiega oltre un'ora per raggiungere la propria sede di lavoro. In media quindi si impiega 48 minuti a tratta. Chi utilizza l'auto impiega meno tempo di chi utilizza il trasporto pubblico, purtroppo, e anche i costi sono ragguardevoli. Quindi da qui abbiamo anche voluto misurare l'apprezzamento di chi, diciamo, utilizza la bicicletta per spostarsi e anche la motivazione. Queste percentuali ci hanno consentito di effettuare una valutazione puntuale rispetto all'investimento sulla realizzazione degli spogliatoi come facilitazione per questa fascia di popolazione che preferisce muoversi in bicicletta. In effetti, la maggior parte delle persone rilevate lamentavano una assenza di una sede adeguata per rinfrescarsi, per spogliarsi e per riporre le proprie cose. E quindi abbiamo potuto, come iniziativa ecosostenibile che riguarda il polo centrale di Roma Euro in Via l'Europa, dove operano più di 7.000 persone nella stessa sede, abbiamo voluto favorire questa fascia di popolazione che già in autonomia si organizzava anche per gli eventi annuali del Back to Work, come oggi purtroppo il tempo non è stato a loro favorevole. E quindi salto tutte le iniziative perché voglio soltanto mostrarvi, verrà aperto alla fine di maggio, la sede centrale ha una bella area dedicata a sala stretching, spogliatoi per uomini e per donne. Noi abbiamo un gruppo costituito di 300 dipendenti che vengono in ufficio in bicicletta, alternativamente nel periodo dell'anno, certamente in estate è più favorito, e abbiamo messo a disposizione loro 90 posti spogliatoio. Questa è una prima vista che vi do, e la nuova sede che quest'anno verrà aperta probabilmente in contemporanea è a Roma Centro, nella sede di Roma Ostiense, che è un pochino più piccola, sono 100 metri quadrati tra sala stretching, spogliatoio uomini e spogliatoio donne. Molto gradevole, pratica, qui certamente il gruppo dei ciclisti è inferiore, però è strategica perché è nel cuore di Roma. Questo è il nostro impegno che proseguirà anche nel 2016 e negli anni futuri, perché le nostre intenzioni sono quelle di predisporre nuovi spogliatoi anche nelle altre sedi che hanno espresso una percentuale significativa di preferenza verso questo tipo di agevolazione. Vi ringrazio per l'attenzione.